Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Tra polemiche e veleni passa il progetto di ampliamento per l'autorizzazione ambientale dello Stir a Piano d'Ardine. Tra i comuni della Valle del Sabato presenti al tavolo dell'ufficio regionale presso Collina Licorini, solo Manno Calzati ha detto di no al progetto. L'ok del comune di Avellino ha provocato la rabbia degli ambientalisti. È un voltafaccia vergognoso rispetto alla delibera approvata in consiglio comunale, tornano i rappresentanti dell'associazione Valle del Sabato che questa mattina hanno inscenato un sit-in a Collina Licorini. Ci vogliono lasciare morire avvelenati, avverte Rosa De Padova. Ma noi daremo battaglia fino alla fine. Come mai questa iniziativa, il sit-in, mentre sopra c'è la conferenza dei servizi, il vostro no all'ampliamento dello Stir? Perché? Certo, noi abbiamo cominciato questa nostra battaglia già da parecchio tempo, ma diciamo che ufficialmente siamo usciti nell'agosto del 2016 con quella grande manifestazione che spero ricorderete, proprio perché si paventava questo ampliamento dello Stir. E noi che stiamo patendo nella valle di troppi soprusi e abusi del territorio e di conseguenza della nostra salute, abbiamo cominciato questa nostra battaglia proprio su questa questione e poi giù via tutte le altre che sono susseguite. Ad oggi ci troviamo punti a capo, cioè è veramente inquietante, è veramente mortificante pensare che dopo tante battaglie, dopo tante manifestazioni, dopo tanti perché che abbiamo chiesto e dopo tante prove che abbiamo cercato di portare a sostegno della nostra preoccupazione, si viene oggi con un'autorizzazione, richiede un'autorizzazione non per un semplice ampliamento. Praticamente si parla di un raddoppio con delle prescrizioni veramente ridicole, tipo la pensilina che ha solo tre parti scoperte, per cui proprio perché la concessione edilizia ovviamente non la potrebbero avere altrimenti, per cui questi mettono una baracca con tre lati aperti e sotto ci mettono la qualunque e questo ci dovrebbe rassicurare, mentre tutti quanti si erano espressi, i comuni, le amministrazioni si erano espresse per una delocalizzazione e invece ci troviamo qui a dover presidiare cosa? La volontà di annientarci, ce ne dobbiamo andare, ecco, noi non ce ne andiamo, allora deve essere chiara la nostra volontà che loro non possono fare la qualunque, lì ci abitiamo, ci viviamo, ci sono migliaia di famiglie e di questo devono tener conto per forza.